Bobby? Ehi? La devo fare il grande acquisto? Adesso così subito subito? Certo, subito, ovvio, subito. Andiamo. Ho preso i soldi. Ho sistemato l'auto. Sì? Buttala sì, via quella sì, merda. Anzi, teniamocela per comodità. Ragazzi. Salve. Buonasera. Salve, salve, salve. Micchia, ma è bellissima quella memma, è bellissima. Aspetta, no, ragazzi, non abbiamo, mica avuto la stessa cazzo di idea. La vuole della Cadillac? Quale? No, 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 no. Grazie, ah, però... un'altra macchina, signor Vinny. Vuoi quella lì, Vinny? Quel Ferrarino là? Non lo so, non lo so. Vedremo, vedremo. È bella, dice direttore, non possiamo farci due chiacchiere, noi ci siamo. Certamente, sì. Andiamo pure. Ciao belli, come state? Tutto a posto? Magari è meglio sia andare in disparte, ok? Sì, sì, assolutamente. Viene anche Bobby? Sì, sì, faccio venire anche Bobby. Ok. L'ho fatto tornare prima appunto per questo affare. Fantastico, fantastico. Beh, quando si parla di cose di questo tipo è il caso di parlarne, insomma, con tutti, certamente, no? Certamente. Ma si scherza? Sì, sì, sì. Allora... Non so, attendiamo lui prima di iniziare tutto quanto? Sì, sì, certo. Ok. L'ha già spiegato al suo collega un po' la situazione? Sì, 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 sa tutto quanto. Cosa, certo. Di cosa avevamo parlato ieri? $25,000 a rate da 6 rate, giusto? Sì, erano 6 rate da 26,000. Da $26,000, giusto. Sì, ora concordiamo però ogni quanto pagare queste rate. Sì, guardi, noi abbiamo deciso di, insomma, velocizzare la cosa, ok? Abbiamo portato più soldi. Ok, quanti? Pensavo di pagare sui $90,000. Sì. Se facciamo che... settimana prossima mi porta i $50,000 è un conto, però bella. Attendiamo un attimo Jack, che è lui che si occupa dei conti, ok? Porca puttana Bobby, da quando l'ho vista la prima volta veramente avevo solo lei in testa, guarda che spettacolo cazzo, guarda che cazzo di spettacolo. $50,000 in una settimana, dobbiamo dare via anche il culo. No, ma in realtà ne tengo 20,000 da parte, ok? Quindi lo dobbiamo dare una settimana, rateizziamo quei $50,000, gli ratizziamo per bene, magari ne diamo 10,000 a settimana. Ah bene, sì, bene. È finito il periodo cazzo in cui andiamo in giro a piedi o in bicicletta, eh? Cosa diranno quegli stronzi quando ci vedranno in giro con questa macchinina, Ok, questa qua è magnifica. Fantastica, sì. Ascolti, noi pensiamo di fare una cosa, ok? Sì. 100,000 totali, 90,000 in dollari più il versamento della macchina, 10,000. Sì. E rateizzare gli ultimi 50,000 giusto per non farceli pesare troppo, ok? E non è un sì, problema. Certo, 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 si può fare. Perfetto. Grazie Yuma per i 18, grazie bro. Vecchio mio. Benissimo. Ti ha spiegato poi il collega? Grazie alla 353. No, sono appena arrivato. Vorremmo acquistare questo cazzo di gioiellino qua a fianco. Cazzo. Se andiamo in ufficio le spiega un po' tutto quanto. Andiamo, prego, seguitemi. Assolutamente sì. Cazzo, sì. Questo è un modello 1 di 1. Fantastico. Allora, sì, può parlare un po' più forte gentilmente? Ah, sì, assolutamente. Allora, le spiego subito, ok? Noi abbiamo qui con noi $90,000 adesso. Dobbiamo versare un Emperor nuova di zecca, ok? Quindi sarebbero, abbiamo parlato col suo collega, più o meno 100,000 totali. Vorremmo rateizzare gli ultimi 50,000 giusto per non avere dover pagare tutto, che alla fine ci stiamo un po' stretti, se no. Ok, ok, si può ragionare. Allora, noi diciamo che... Comunque, aspetti, direttore, volevo fare una piccola premessa. Io ho già, diciamo, una buona nomea dal punto di vista di rateizzazione, in quanto se vede, si ricorda l'Emperor l'ho pagata. Certo. Anzi, in maniera anche anticipata, sì, se si ricorda. E poi, direttore, voglio dire, delle persone che le portano $100,000 così sul tavolo, possono essere persone inaffidabili? Non credo. Ecco, non credo. Poi comunque capiti, anche con suo fratello è scritto nel nostro, voglio dire, nel nostro archivio per quanto riguarda essere un ottimo pagatore, quindi... Tre rate. Sono la... Naturalmente la prima rata stiamo noi la consideriamo la prossima settimana, naturalmente, perché lei ora sta versando i $90,000, quindi già come acconto 90,000 più la macchina da 10 più eh? La macchina, esatto, già calcolato. Siamo... esattamente, sì, 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 assolutamente, okay. Sì. E poi rimangono da pagare quegli ultimi $50,000. Io ho rateizzato direttamente $50,000, non ho fatto gli interessi sui 150,000, solo su quelli rateizzati, così anche più conveniente per lei. Perfetto, andate, okay. Siamo d'accordo. Ottimo, perfetto. Allora, Joe, per i documenti sì, te la vedi tu? Dove Joe? Non sa bene tutti. Salve, qua, con permesso. Ah, prego, scusate. Signore, allontanatevi dalla macchina, salve, gentilmente, ok? È sua, signore? Sì, si dà il caso che adesso è mia. Ah, complimenti. Vuole, grazie, una benedizione?
questa parte di povero parco. Sì, certo. Se può benedire la macchina, fa un favore. Vuole che lo faccia qui o preferisce da qualche parte qui, in particolare? Qui. Ok, allora io procedo. Può fare la benedizione in base a Sant'Agata, che io sono molto suscettibile. Sant'Agata? Sant'Agata e Santa Caterina. Caro signore, è il tuo umile grazie servitore, Andrea, per i 33, grazie bro. Otto, che ti sta chiedendo una protezione e una benedizione per questa fantastica auto di importazione europea, europea come il sottoscritto, il nostro signore. E ti chiedo anche di benedire quest'auto, grazie alle sante Caterina e Agata. Giusto, signore, ha detto bene? Sì, 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 pure Santa Cristina anche. Anche Santa Cristina? Sì. Chiedo a voi, lassù in alto, protezione e che queste persone che hanno acquistato quest'auto, quanto la usano, siano sempre in sicurezza e che possano avere, diciamo, anche tanta cura di essa e che grazie magari possono fare piccola donazione a chi è meno fortunato. Visto che possono permettersi auto così belle e costose, ce ne frega un cazzo dei meno fortunati, ok? Quindi, abbiamo lavorato duramente per comprarlo. Quindi, nostro signore, io chiedo ancora a te protezione e che benedica sempre questi due figlioli e mantienili sempre al sicuro. Nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. 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 Complimenti ancora, figlioli, per questo. Non butti però dell'acqua, ok? No. Ok, perfetto. Detto perché non si sa mai, no? Magari tira fuori quell'aggeggino strano, inizia a bagnare così. Grazie, padre, grazie. Quindi niente schizzatina d'acqua santa? No, eviterei, okay, eviterei. Perfetto. Volete fare piccola donazione per orfanelli? Qualsiasi cosa? Bobby, vai, procedi con la donazione. Non avevo dubbi che si parlava. Lo sapevo che c'era l'inculata dietro e lo sapevo. Alla fine dei conti chiedono sempre tutti i soldi e tutti quanti. Quando vedono questa macchina... E poveri orfanelli, sa... Anche loro hanno diritto di un andassero a lavorare i poveri orfanili, andassero a lavorare. Noi ci siamo fatti il culo per questa macchina. Prego. Grazie, figliolo, che Dio vi benedica e grazie. Mi raccomando, state sempre al sicuro. Una buona serata, cari. Grazie. Andate in pace. Arrivederci. Allora, Bobby, se chiedono, se qualcuno dovesse chiedere dove abbiamo preso questi soldi per questa macchina qua, abbiamo lavorato duramente, ok? Non devi dare spiegazione a nessuno, ok? Non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno. Abbiamo lavorato e ce la siamo comprata, ok? In maniera del tutto legittima. Firmo sotto il suo nome? Sì, sotto il mio nome. Non è questa la chiave. Sì. Allora vuoi fartela rubare? Perché? Il vice direttore non le farà mai queste cose. Ah, che gran momento per la concessionaria Helmut. Vado ad aprirgli la serranda? Sì, assolutamente, vai. Che gran momento. Ci sei, Bobby? Vai. Ci siamo, possiamo andare? Pure, vai. Prego, occhio, vi faccio manovra. Vai. Ok, sempre dritto. Ma stai scherzando, smuffetto? Per rubare la macchina un perno, che sei matto? Vai piano, quindi, vai. Senti che rombo, cazzo. Che spettacolo. Porca puttana. Allora, ci vediamo al dinner, faccio un piccolo giro, ok? D'accordo, faccia con calma. Grazie Cartana per aver regalato 5 sub. Ringrazio, bello mio, gentilissimo. Thank you. Vado un po' verso Grapsid. La tiriamo? Vai, tirala. Spingila, fratello, spingila. Vai. Ok, le controsterzate, mi raccomando, quindi tieniti un po' sulla destra. Porca puttana, Bobby. Bobby, un missile! Ma che cazzo? Proprio un cazzo di missile! Questa domenica sfondiamo pure a tutti, no. Quindi. Proprio questa... Porca puttana, dobbiamo stare attenti che ci mettono le multe se passiamo in città a questa velocità. Rischiamo di ammazzare qualcuno. Ammazza! Guarda che roba! Gli ho già dato il nome, sai. Ehi, non mi stupidi per questo gioiellino, ok? Si chiama Cavallo, spunto. Cavallo Super. Per pensare che avevo iniziato con un furgoncino. Grazie Luca per i 5. Fanculo quel furgoncino del cazzo, è passato. Però che cazzo dirà quel coglione dello sceriffo, eh?
Dobbiamo dare un... dobbiamo cambiarci al volo. Mettere qualcosa più in linea. Eh? Ah, con calma, non porca fredda. Puttana che auto. Puoi dirlo forte, amico, puoi dirlo forte, cazzo. È la migliore sulla piazza. Grazie, zio Pipu. Pipu per i 13. Grazie, bro. Grazie, dottore. L'auto di chi conta, cazzo? Mamma mia. Grazie, ma l'avete grazie. Appena comprata? Appena comprata, appena uscita la concessione. Ehi, amico, non ti avvicinare troppo, però. È il team lontano delle mani. No, non voglio toccare. Guardare, ma non toccare, di corto. Come si chiama il proprietario di questa bellissima auto? Come si chiama? Se posso chiedere come si chiama lei. Io? Vinnie Jones. Ma le faccio i miei complimenti, le faccio. La ringrazio, la chi ringrazio. Chi è questa macchina? Ehi, allontana subito le mani, non toccarlo. Bel gioiellino. Abbiamo fatto un po'. Ma... messo via un po' di risparmi. Ed è un po' di risparmi? $150,000 vi costa, ma mica non avevate un soldo. Era una cazzata che raccontavamo in giro, ovviamente, per tenere lontani i ladruncoli. Tutto qui. Qualche investimento ben assestato, ed eccoci qui. Ti piace? Molto, complimenti. Sì. Grazie mille, grazie mille. Hai capito? Ragazzi. Avete visto chi è i soldi in città? E poi dicono a noi che siamo ricchi. Ragazzi, no, qualche investimento giusto, qualche investimento giusto. Una Cavallos. Okay. Qualche investimento giusto. Mamma mia, che bella. Ragazzi, non toccatela però, Complimenti. Vi piace? Quanto costa questo gioiello? 150,000 cazzo di dollari, i risparmi di una vita. 150,000. Wow. Cazzo, beato te, fa vedere. Eh sì, meglio del meglio. Senti, quanto tira sta macchina? L'abbiamo appena provata, 220 massimo. L'accelerazione va da 0 a 100 in un secondo più o meno, neanche te ne accorgi. Lo senti tipo il corpo che ti va attaccato sì, a sedino? Sì, ti attacchi al sedino. Mamma mia. Ti manca il respiro, è una cosa incredibile, indescrivibile. Bello, cazzo. Bravo, sì, sì. Bella, grazie, anche grazie. La mia fa da 0 a 100 in 3 settimane. Ci arriverai anche tu, amico mio, ci arriverai anche tu. Basta semplicemente che ci credi, ok? Noi abbiamo fatto così, abbiamo risparmiato. Ma che investimenti hai fatto? Cioè, investimenti di vario tipo, abbiamo comprato qualche. Ehi. Vito, stai per toccarla, cazzo, sta attento. Bene, tranquillo, sto attento. Ma... lo sapete, ragazzi, sto un po' attento. Che mi mettete ansia. Ma cazzo, l'avete comprato sta macchina? Un po' di risparmi, ragazzi, lo sapete benissimo quello che ho comprato. Un po' di risparmi. Bella. Quanto è la 150,000 dollari. E che cazzo? Devo pagare l'ultima parte a rate, ovviamente. Ne ho pagato una parte. Oh. Poi passo, ve lo faccio provare, ragazzi. E poi passo. E magari, ragazzi, vi faccio un giro, ok? Vi faccio fare un giro. Vabbè. Quindi con degli investimenti te la sei comprata. Chiaro, certo. Senti Jason, ascolta. Te l'ho detto, tocca investire il banchiere, così ti fanno i soldi. Fatti i cazzi tuoi, capisci? Ma c'è risparmiati, te l'ho già detto, no? Voglio saperlo pure io, mi mangio pane e merda tutti i giorni, vorrei sapere come si fa a fare i soldi. Jason, tu lavori da quei tipi, ok? Quelli ti sfruttano. Quelli sono pieni di soldi, quella è gente che se la può permettere, ma ti mantiene a pane e acqua, capito? E questo è il problema. Scusate, devo uscire. Perché là? Ma dove la fanno? Questa che è? Francese come macchina? Europea, non lo so, non ne capisco un cazzo di altro, non farmi domande, che mi piaceva e basta. Bobby è l'esperto, fatele a lui le domande. Vi piace? Non era italiano questa macchina. So solo che si chiama Cavallo Super. Era la più costosa, la più bella e la più veloce. Mi basta questo. Cazzo, questa con quegli sbirri ci ti diverti, eh? Sì, ma questa qua la uso soltanto per uscire in tranquillità, capisci? Non per fare stronzate. Sì, anche perché dà un po' nell'occhio, quindi non ti conviene usarlo con l'isbirri. Sì. Gesù, guarda qua un attimo, guarda sto cavallo. Figa, cazzo. Sì, è il simbolo della Cavallos. Un cavallo. Mamma mia. Ma che va pure? C'ha le luci che vanno su e giù. Sì, si alzano i fari. Porca puttana, come le ragazzette sul fiume. Dov'è Bobby? Minchia, voglio fare a turno, lo vedo la scena. No, non è come le ragazzette, scusami. Queste le ragazzette le fa impazzire, Gesù. Le fa impazzire. Porca puttana. Le fa impazzire. Adesso mi compro un bel l'hai lasciato? Si sta cambiando. Ma dove l'auto? Si sta cambiando. Ah, okay. Ora ci compriamo, ci dobbiamo comprare qualche nuovo abito, qualcosa di un po' più di classe, capisci? Ho visto che ti sei cambiato, stai proprio bene. No, in realtà questa è una cosa così, abiti vecchi, ce l'avevo già, adesso compro un bell'abito.
su misura, okay, una cosa seria, ok. Per forza, se giri con una Ferrari devi essere vestito bene, ovvio. Sì, sono andati bene questi investimenti, quindi è giusto levarci qualche sfizio. Bene, bene, bene. Sono contento per voi. Grazie, grazie. Dai, allora vi lascio le vostre cose. Sì, poi ci vediamo in giro, ok? Va bene. Ciao, Vinny. Ciao, Charles, ci vediamo. Ok. Perché questi colori non sono... Questo è bello, bello rozzo il giusto. Minchia, questo è rozzo il giusto, giuro. Questo è rozzo il giusto, raga, Rozzo il giusto. L'ho visto, raga. Arrivo subito, con permesso un attimo, perché mi sta un po' stretta questa giacca. Dove tenere una un pochettino... Metti di comodo. Siamo noi quelli che dobbiamo risolvere i casini, capito? Siamo noi quelli che arrivano e diciamo, ehi, sono... Ragazzo, di tua ditta. Porca puttana, ti piace l'acquisto? Ti vedo raggiante. Sì, diciamo che abbiamo deciso di investire un po' di soldi, che è rientrato qualche soldino da qualche bel investimento, l'abbiamo investito nella macchina. E anche questo bell'abito. Qualche bel investimento. Certo. Roba grossa. Che puttana. Ogni tanto la fortuna gira anche per noi, a quanto pare. Sì, la fortuna è importante, amico. Sembri strano, che succede? È la sesta volta che un Emperor Nera passa qui davanti e ci rallenta e poi accelera. Quindi o vogliono farsi il tuo gioiello nuovo. Sì, ci provo, sì, cazzo, gli rompo il culo, cazzo, chi la tocca gli oppure rompo il culo. Oppure sono innamorati di me e vogliono chiedermi di uscire. Io te lo dico, se qualcuno tocca questa cazzo di macchina sono disposto a fare qualunque cosa, te lo dico. Lo sai, no? Ti capisco, ti capisco. Già prima ho visto gente che allungava le mani, che toccava e non mi piace. Non parlo, e anche un po' di palle. Sparco. Ma credo sia. Hai visto? Porca puttana, che cazzo stai facendo? Che cazzo sta succedendo? Che cazzo state facendo? Siete impazziti? Ripassate qui, figli di puttana! Ma che cazzo? Ma che cazzo fate, ragazzi? Ma siete pronti, stronzi del cazzo! Cazzo di merda! Ma che cazzo erano, ragazzi? Chi erano? Che puttana, ragazzi, avevo detto che gli aprivo il fuoco. A fianco alla macchina nuova, ragazzi. No, però, Logan, cazzo, da fianco alla macchina no. Se arrivava qualche proiettile, cazzo, me la rompevi. Affanculo la cazzo. Macchina nuova. Affanculo un cazzo. No, non sparo la tua macchina. Ho capito, cazzo, sparare così. Arriva un proiettile vagante, me la buca. Cazzo, gli sceriffi non lo sentono, cazzo. Aspetti, ci allontaniamo, Bobby, allontaniamoci, che qui, cazzo, stanno sparando. Andiamo, Bobby, andiamo. Grazie. Ehi, Spark. No, mi dà l'altra parte. Magari dopo passiamo, ok. Va bene.